l'occasione, la rete in un amen, torna a segnare l'Italia. Pandemonio totale, ma questo è un gol incredibile, ma che gol ha fatto? Amici sportivi, appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Handball Mania. Saluto Matteo Aldamonte. Ritmi alti, Matteo. Massimo campionato maschile, non ci si ferma. Anzi, si raddoppia perché si è giocata anche la giornata di mercoledì. Si è giocato ieri, turno infrasettimanale che mette a dura prova le squadre. È stato il derby day perché ci sono stati in calendario 5 derby. La giornata si completa questa sera con la gara tra Sassari e Castellammare. Che non è un derby. No, è l'unica delle due che non è un derby, ma è impossibile incrociarle tutte. Bene, allora vediamo il servizio, facciamo il punto e poi avremo in collegamento telefonico Alessandro Tarrafino, allenatore dell'Indiaco Conversano, che è al momento forse la squadra più in forma, almeno questo dice il campionato, ma poi ne parleremo con Alessandro Tarrafino. Intanto il servizio. Il derby day della Serie 1 maschile faccenda per le grandi del campionato aperta. Con 6 incontri ieri sera, l'undicesima giornata infatti riconsegna alla capolista egoziana il sorriso grazie al successo sul campo di Trieste. È una 30-29 denso di fatica, quello della squadra di Alessandro Fusina che mette in ghiaccio i due punti con un gol di Nelson a 27 secondi dalla fine e risolleva la testa dopo il primo stop stagionale di sabato scorso. Fovio e compagni tengono così a distanza di sicurezza Conversano e Bressanone, bene pugliesi e altoatesine che intanto fanno propri gli attesi duelli regionali contro Junior Fasano 24-20 e Appiano 34-28. Da incorniciare le prestazioni offerte dai Balli, 9 reti esperti a quota 8 per quanto riguarda i pugliesi, e da Riccardo Di Giulio con 11 gol nelle fila degli altoatesini. Vince Bolzano Corsaro sul difficile campo di Merano 32-20 il finale, aggancio che vale doppio per Gaeta, finisce 26-21 l'attesissimo confronto in casa di Fondi. Risolleva la testa Pressano che nel quarto successo esterno di giornata batte 25-19 Cologne nonostante le 9 reti di Nicola Riccardi nelle fila dei Franciacortini. Questa sera alle 18.30 l'ultima gara che completerà il turno al Pala Santoro, Sassari ospita Cassano Magnago, match in diretta su Palamano TV. Sabato poi tutti ancora in campo per il 12° turno di regular season con il Pala Estra, ancora una volta campo centrale della Serie 1. Siena infatti si prepara a ricevere la visita ancora di Cassano Magnago, che al di là del risultato in terra sarda medita già l'assalto ai piani alti. Ed allora, aspettando l'esito della partita molto attesa, sfida tra Rannon Sassari e Cassano Magnago, celebriamo il gran momento del Conversano. Alessandro Tarrafino in collegamento telefonico, intanto grazie Alessandro per aver raccolto il nostro invito. È giusto dire che è la squadra del momento il Conversano, la vittoria a Siena, la vittoria del derby, sempre un derby contro la Junior Fasano, siete lì a poca distanza dalla capolista. Sì, buongiorno a tutti, sì, innanzitutto sì, stiamo attraversando un buon momento, un periodo di forma di tutta la squadra, però insomma il campionato è talmente imprevedibile, equilibrato, che in qualsiasi momento si può incappare in una giornata più negativa e quindi bisogna sempre stare attenti. Ecco, vittoria Corsara sul campo del Siena, poi ieri successo nel derby con il Fasano. Avete trovato, dopo un inizio caratterizzato da qualche passo falso, quella continuità di rendimento che probabilmente tu inseguivi con il tuo gruppo? Sì, questo penso sia la cosa fondamentale in questo campionato, attraverso il lavoro quotidiano, ricercare proprio questa continuità di prestazione, di gioco, anche durante la stessa partita, non solo tra una partita e l'altra, ma proprio all'interno dei 60 minuti, rimanere sempre concentrati e attenti sul gioco. Ciao mister, hai detto tu benissimo che il campionato è molto molto lungo e non è detto che chi sia in forma adesso lo sarà poi nella fase, anzi quella che più pesa del campionato, soprattutto tra febbraio e maggio, tra Coppa Italia e finale scudetto. Però l'impressione è che
questo Conversano stia beneficiando di una maggiore maturità, soprattutto di alcuni ragazzi, tra virgolette, o meglio, che l'anno scorso potevano essere insospettabili. Penso a De Giorgio, anche i nuovi innesti, per esempio Dainese, i Balli, che sta benissimo, che è diventato ormai, lo era già, ma ormai è un punto fermo in assoluto del campionato. Ecco, forse avete trovato un equilibrio d'organico che, al di là di qualche grande nome in meno rispetto all'anno scorso, è invece una rosa più omogenea. Non so se sei d'accordo. Sì, come sempre accade, nei giochi di squadra conta molto l'affinità che si crea nel gruppo e quindi la coesione che si riesce a trovare anche nello spogliatoio e nella comunione di intenti che hanno questi ragazzi, che quest'anno stanno dimostrando veramente di essere un gruppo affiatato. Questa è la cosa principale, penso, per ogni squadra. E, al di là di questo, ho detto bene, c'è un gruppo storico di giocatori che giocano insieme già da un po' di tempo e stanno veramente dando prestazioni ottime in quest'annata, e si vede che sono maturati nel corso degli anni e stanno rendendo proprio per come devono crescere i giocatori con un poco più di esperienza. Ecco, questo si vede dal campo, lo vedo partita dopo partita. In più, anche gli innesti che abbiamo fatto quest'anno, è vero che non sono grossi nomi, grossi giocatori come possono avere anche altre squadre, ma sono tutti giocatori che si mettono a disposizione e fanno bene al nostro gioco. Ecco, mister, un'ultima considerazione prima di salutarci. Fino all'anno passato, nei pronostici della vigilia, era lecito considerare sempre il Bolzano come la squadra favorita per la vittoria finale, con Junior Fasano e Conversano lì pronti a dare battaglia. La sensazione, almeno ad oggi, è che è davvero difficile pronosticare la squadra campione d'Italia 2019-2020, perché è vero che il Siena è in testa, ma sta faticando tantissimo anche contro il Trieste, ha vinto praticamente nei secondi finali, questo a dimostrazione anche di un grande equilibrio di valori in campo. È veramente un campionato forse il più equilibrato dell'ultimo decennio, quello che stiamo raccontando e stiamo vivendo. Sì, sicuramente sì, è vero che queste squadre in questo momento stanno avendo qualche ritardo, penso al Tresciano, penso al Bolzano, anche Cassano ultimamente sta avendo qualche ritardo di condizione, però non è detto, fino alla fine possono sempre rientrare in gioco, perché comunque hanno gli organici pronti e preparati per fare questo. È altrettanto vero che comunque vincere aiuta a vincere, e il percorso che si fa da qui fino ai playoff rimane comunque anche una cosa molto importante da tenere in considerazione, perché le squadre in questa maniera crescono, assumono consapevolezza, e quindi se si ha un ritardo in questo, probabilmente anche alla fine si potrà avere anche qualche decisione. Ecco, ma ha fatto bene al tuo Conversano partire quest'anno con un profilo più basso rispetto all'anno passato? Sì, sicuramente aiuta anche questo, ma è testimonianza ogni giorno, ogni giornata di campionato. Le squadre che vanno in campo più rilassate e che non hanno nulla da perdere, diciamo, con organici un pochettino più ridimensionati, non per obiettivi alti, comunque riescono a dare il filo da torcere anche alle squadre più blasonate. Perché? Perché si entra in campo con un altro spirito, con una più leggerezza, ma sempre con quella intensità, con quella voglia, con quella forma di gruppo, con quella coesione che serve proprio per vincere le partite. È una cosa fondamentale. La cosa fondamentale. Grazie Alessandro Tarafino per aver accolto il nostro invito. In bocca al lupo al Conversano. Noi andiamo avanti, Matteo, dando uno sguardo, perché abbiamo dato insomma ampio risalto a quelli che sono stati i risultati di giornata nel servizio di testa. Vediamo ora la classifica, anche il prossimo turno, per focalizzare e fotografare bene la situazione del momento. Vediamo. Sì.
Diamo un'occhiata insieme alla grafica, perché è una classifica interessante non solo per quello che riguarda la vetta, perché c'è Siena, come detto, a 20 punti, poi Bressanone e Conversano, vediamo stasera che cosa accadrà tra Sassari e Cassano Magnago. C'è un piccolo stacco tra la Junior Fasano, che ha 8 punti, e il Bressano all'ottavo posto. Ricordiamo che l'ottavo posto è importantissimo quest'anno, non solo per la Coppa Italia, ma anche per rientrare ai quarti di finale dei play-off, perché quest'anno si parte dai quarti e non direttamente dalle semifinali come lo scorso anno, quindi sarà interessante capire non solo quello che succederà all'interno delle 8, ma appunto tra l'ottavo e il nono posto. E quanti punti sta collezionando il Brixen, che possiamo definirlo, oltre a Siena, probabilmente la squadra di rivelazione della stagione? Sì, è la squadra, secondo me, è ancora più in forma del Conversano, perché la striscia positiva dei risultati è ancora più lunga. Abbiamo detto sempre dei soliti nomi, di Ciutura, che è giocatore allenatore, e di Lazarevic. Ieri Di Giulio però ha fatto 11 reti e si sta confermando un grande goleador. Lo aveva fatto a Gaeta l'anno scorso, lo sta facendo in una piazza esigente come Brixen. Vediamo il prossimo turno, quello che ci attende. Esatto, perché si completa la giornata stasera con Cassano Magnago, che è di scena sul campo del Sassari. Questa per la giornata di sabato, ritmi alti come abbiamo detto in Serie A1 maschile. La sfida di cartello è senza dubbio ancora con il Cassano Magnago protagonista, che va al Palaestra di Siena. C'è Fasano Cologne, che è una partita interessante per la salvezza. Gaeta Sassari con i laziali particolarmente in forma. Conversano Fondi a caccia di una razione. Adesso si fa complicata la situazione della squadra di De Santis. Bolzano Trieste, sempre grande fascino. Bressano Nemerano, il derby, e Bressano Appiano. Bene. Dobbiamo rappresentare un'iniziativa importante, no? Che da anni accompagna il movimento. Sì, è la partnership con l'Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici, l'ANIAD, che si è rafforzata ancora in occasione della Giornata Nazionale del Diabete del 14 novembre scorso. Qualche giorno dopo, in occasione della gara tra Cassano Magnago e Appiano, al Palatac di Cassano Magnago, Riccardo Prandoni, che è il presidente della sezione dell'ANEA de Lombardia, è andato in rappresentanza appunto per sensibilizzare il mondo della pallamano attraverso una serie di iniziative, attraverso un'intervista rilasciata al media team del Cassano Magnago, in particolar modo a Luca Brasile e a Cristiano Bragiano. Ascoltiamo. Siamo qua perché appunto abbiamo fatto questa unione con la federazione, ma siamo qua soprattutto per portare un messaggio molto importante, che lo sport, qualsiasi sia, dalla palla a mano alla corsa, non solo camminato, oppure bisogna comunicare questo, il diabete non deve essere un limite per tutti, che purtroppo il diabete di tipo 1 nell'85% dei casi colpisce, come è successo a me all'epoca, colpisce i bambini anche in tenera età, perciò poi è tutta la vita che te la porti avanti, devi saperla gestire e devi saperla affrontare senza limiti. È un'iniziativa sicuramente importante, lodevole, che la federazione porta avanti da anni con Giuseppe Pipicelli, che è impegnato con l'ANIAD e non solo, perché rappresenta la pallamano italiana sul territorio calabrese. Assolutamente sì. Pensavate che l'impegno della federazione, l'impegno estivo della federazione italiana gioco con handball, si limitasse ai mondiali di beach a Pescara e ai campionati europei under 20 di Bressanone, Innsbruck? Sbagliato, perché c'è ancora dell'altro, c'è ancora un altro impegno che attende il movimento, sempre nello stesso periodo, giusto per non farsi mancare nulla. Ci siamo lasciati un po' prendere la mano su questo claim, be part of the game. Ormai l'Italia è tornata a essere pienamente parte del gioco in ambito europeo, in ambito mondiale. È arrivata la bellissima notizia dell'assegnazione da parte della Federazione Europea dei campionati europei under 16 di beach handball. Si giocherà dall'8 all'11 luglio, quindi a questo punto diventano due settimane di fuoco per io la pallamano. Direi italiana. Tre, perché c'è anche il Festival della Pallamano che accompagna, come antipasto per assolutamente tutti sì. Gli appassionati. E si giocherà a pochi chilometri, appena 16 chilometri più a nord rispetto allo stadio del Mare di Pescara, a Silvi Marina, che è la location, la città che ospiterà la parte alberghiera dei campionati mondiali e la manifestazione dei campionati europei. Tranquilli, perché poi ci sarà una leggenda che vi aggiornerà su tutti i movimenti e su tutti gli impegni, perché ci attende un'estate particolarmente ricca e impegnativa, tantissima pallamano. Questa è una gioia per tutti, così come è una gioia per tutti assistere alle partite di Champions su
Eleven Sport, Matteo. Resta sempre grandissimo spettacolo. Nel fine settimana prossimo si giocano le gare della decima giornata, che poi spediscono tutti, tra virgolette, in vacanza. A gennaio ci sono i campionati europei, i migliori giocatori non andranno in vacanza. Top 5 goals però della nona giornata, con la lotta al primo posto dei vari gironi che è ancora apertissima, in particolare per i gironi A e B. Iniziamo dalla posizione numero 5 con questo gol di Dejan Bombač, giocatore del PIK Szeged. Dal replay possiamo apprezzare meglio il gesto con il polso, appoggia il pallone. Questo è un gran gol di Rundam, che braccio sul fianco del difensore, sotto mano per un Kiel che sta giocando una stagione davvero stratosferica. Nel 32-32 contro il Motor Zaporozhye è arrivato questo gol, altro sotto mano, questo lo segna Jotic. Invece rivediamolo ancora, missile terraria, spaventoso davvero. Questo è un gol importantissimo del Bidasoa Irun, che trova il pareggio allo scadere con questo gol di Odriozola davanti al suo pubblico contro lo Sporting di Lisbona. Rivediamolo. Quanta gente. Tantissimi, sì, davvero, per questa squadra che sta rappresentando la Spagna benissimo, peraltro in Champions League. E questo è l'ultimo gol di Rickerson del GOG, squadra danese, dietro la schiena per posizionarsi alla posizione numero uno. Spettacolo, spettacolo autentico. Resteremo in ambito europeo parlando della brillante esperienza della giovane Italia femminile, Italia completamente rinnovata e ringiovanita nei suoi ranghi, che ha ben figurato in un quadrangolare in Turchia, ma ne parleremo subito dopo alcuni comunicati commerciali. Sabrina Alessio dalla redazione ci dice che è tempo di occuparci di Italia, Italia femminile, reduce da una brillantissima esperienza in Turchia. Probabilmente, Matteo, al di là delle più rosee aspettative, no? Perché era una nazionale giovanissima. Prüster è il monumento, il capitano, ma anche la chioccia di questo gruppo. E poi, insomma, un gruppo anche abbastanza esteso di Under 23. Eh sì, praticamente sì, Under 23, andando a pescare dall'Under 17 che ha chiuso a Lignano Sabbiadoro nell'agosto scorso. Squadra veramente giovanissima, è un vero e proprio rinnovamento. Ricordiamo che non c'era neanche Ilara Dalla Costa, che peraltro è anche giovane, certo, anche lei, Under 23, per infortunio, ed è andata piuttosto bene in termini di segnali, soprattutto contro squadre che come l'Italia stanno giocando le qualificazioni ai campionati europei del 2020. Vediamo il servizio. Complimenti alla squadra, soddisfazione e progressi nel gioco è la positività dell'allenatore azzurro Never Rupes, il perfetto riassunto del torneo amichevole che l'Italia femminile ha disputato nel fine settimana scorso ad Antalya, in Turchia. Ancora prima dei risultati, il percorso intrapreso dallo staff tecnico, già delineato nelle prime due gare di qualificazione agli Europei 2020 del settembre scorso, è divenuto ora ancor più chiaro: individuare nelle giovanissime, molte delle quali reduci dall'esperienza estiva agli Europei di seconda divisione con l'Under 17, l'intelaiatura della nazionale di oggi e ancora di più del domani. Il torneo di Antalya porta con sé un buon pari contro la Nord Macedonia, 29-29, un successo contro la selezione B della Turchia e due sconfitte per mano delle turche schierate questa volta in formazione tipo, e contro un Kosovo che, come negli uomini, pesca sempre più a piene mani da atlete di seconda generazione di scena in campionati competitivi fra Danimarca, Norvegia o Germania. Quanto ai nomi, per una Manojlovic sempre più protagonista designata in maglia azzurra nonostante la giovanissima età, è un atleta del 2002, si mettono in evidenza anche Ucchino, prezioso baluardo difensivo in Turchia, come anche Stefanelli, che stupisce per concretezza ed efficacia.
Tre parole chiave: pazienza è quella che Rupez ha chiesto e che servirà a questa squadra per trovare i suoi punti fermi, le sue dinamiche, i suoi equilibri di gioco. Lavoro, che dovrà procedere costante nei mesi e negli anni per poter ambire ad essere competitivi. Esperienza, da acquisire di pari passo, partita dopo partita. E di partite stavolta ufficiali si tornerà a parlare a fine marzo, quando con un doppio confronto ravvicinato la nazionale fronteggerà la Lituania per terza e quarta giornata delle qualificazioni a Euro 2020, per quello che, a meno di scivoloni delle favorite Ungheria e Montenegro, sarà il duello che assegnerà il terzo posto e qualche gradino in più nel ranking continentale. E dunque appuntamento di fondamentale importanza, quello in programma contro la Lituania, è proprio una new age, no? Una nuova epoca per il movimento femminile, per questa nazionale che, e poi Matteo, se vogliamo, anche un po' figlia, no? Del campionato, perché il campionato sta proponendo alle attenzioni generali molte giovani giocatrici, molti volti nuovi, ad esempio tra le protagoniste dell'impegno in Turchia anche la coppia di ali del Bressanone, Babbo Hilbert, che peraltro saranno attese sabato da un impegno importante sulla carta, la sfida tra Iomi e Brixen. Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo su questo. Il campionato sta denotando la crescita anche, come dicevi tu, di volti nuovi, di giocatrici che possono dare qualcosa di importante alla causa azzurra, e quindi è giusto così. Quindi sabato intanto riprende il massimo campionato, riprende proprio con la sfida tra Iomi Salerno e Brixen. Iomi Salerno che arriva con qualche problema di formazione, oltre a Dalla Costa anche Trombetta, reduce da una buona performance in nazionale, si è fermata. Sarà un impegno davvero arduo per Manolovic, Fabio, per le giovani che si sono ben comportate, ed è una grande opportunità per il Brixen approfittare di un momento di difficoltà di Salerno. Eh sì, indubbiamente, perché Bressanone comunque ha giocatrici, se queste saranno le giocatrici che dovranno trascinare Salerno, di maggiore esperienza rispetto, assolutamente sì, alle avversarie, e quindi è una vera e propria chance da giocarsi fino in fondo. Oderzo che sarà impegnata sul campo dell'Eno a chiudere una sfida importante per la zona bassa della classifica tra il Nuoro e il Casalgrande. Tutto questo mentre dall'altra parte del mondo cosa succede? A Kumamoto, una città, una località che ci è particolarmente cara, dal 30 novembre prossimo fino al 15 dicembre prendono il via i 24esimi campionati mondiali al femminile. Si riparte con la Francia che detiene il titolo. Stiamo vedendo un video di presentazione dell'evento, perché non bisogna dimenticare il fattore Giappone, il fattore orientale, che dà una connotazione veramente nuova e diversa. Il fattore rispetto... cartoon anche. Esattamente, sì, il fattore manga. Ho visto presentazioni, ci sono in corso in questi giorni con dei giganteschi fumetti con in mano questo pallone da pallamano. Un only and badge anche per la pallamano sarebbe auspicabile per infatti l'intero movimento. E si giocherà la finale al Park Dome di Kumamoto, davanti in un'arena che conterrà 10.000 spettatori, e c'è curiosità anche per capire quale sarà la risposta del pubblico, no? Di un pubblico che peraltro poi quest'estate ospiterà le Olimpiadi, dove la pallamano ha una tradizione in termini di seguito particolarmente importante e interessante, quindi vedremo come andrà e vedremo chi saprà aggiudicarsi il titolo mondiale. Tifiamo Giappone e tifiamo soprattutto per i fumettisti del Sollevante, perché potrebbero invadere il mercato con strisce davvero molto interessanti. Siamo praticamente in chiusura, Matteo, perché dobbiamo ricordare il palinsesto che ci attende, perché ci attende un fine settimana particolarmente ricco di appuntamenti, e poi insomma andare a chiudere con le previsioni per il prossimo fine settimana. Vediamo. Diamo un'occhiata proprio al palinsesto per fissare gli appuntamenti. Abbiamo visto insieme il programma delle gare della Serie A1 femminile, c'è naturalmente la 12esima giornata della Serie A1 maschile, ma c'è soprattutto la Champions League, Kiel Montpellier è la gara di sabato 17:30 su Eleven Sports, e poi domenica invece alle 17 Paris Saint-Germain contro Barcellona. E insomma, Paris Saint-Germain Barcellona si rinnova anche in pallamano, stesso confronto che ha caratterizzato anche la Champions di calcio. Esatto. Bene, dunque, fine settimana particolarmente ricco di impegni, da seguire come sempre sulle nostre piattaforme social. Grazie Matteo Aldamonte, grazie Sabrina Alessio in redazione. Noi ci ritroviamo prossima settimana, sempre stessa ora. Arrivederci.
conclusione. La rete in un amen torna a segnare l'Italia.